Salve a tutti, bentrovati, bentrovati. Sarebbe il caso di dire quando si è in radio ben sintonizzati. Beh, diciamo ben sintonizzati sul mio canale con questa ennesima puntata, la 24esima di Romualdo si racconta. Io le promesse le mantengo perché anche in questa 24esima puntata cominciamo a fare quelle simpatiche capatine ai gruppi italiani. E oggi il gruppo è davvero fra quelli che ho amato e forse studiato di più. In questa 24esima puntata infatti torniamo a fare, come vi dicevo, la visita graditissima ad un gruppo italiano che senza ombre di dubbio il gruppo pop melodico italiano che ha contraddistinto la musica italiana degli ultimi 60 anni, e penso che siate tutti d'accordo. Brevemente per dirvi che sono nati nel 1966, la prima formazione era formata da elementi che non tutti ricordiamo, però sicuramente devo citarveli per dovere di cronaca. Prima formazione: Valerio Negrini alla batteria, Robby Facchinetti alle tastiere, Riccardo Fogli al basso, Mauro Bertoli alla chitarra, Mario Goretti alla chitarra, Gilberto Fagioli al basso e Bob Gillot alle tastiere. Era anche abbastanza numeroso e nutrita la prima formazione dei Pooh, quindi molto diversa da quella che poi si assestò dopo qualche anno e il quartetto diciamo dei quattro leader di questa gran bella formazione pop melodica italiana. La conoscete ormai tutti perché almeno tre generazioni ci si sono accostati e li hanno amati e ascoltati in maniera spasmodica. Ogni loro canzone è un momento particolare della nostra esistenza, ad ogni loro brano abbiamo legato sicuramente esperienze d'amore, di vita quotidiana. Insomma, raccontare la loro storia significherebbe rivedere passo passo la vita di ognuno di noi. Questo ho sempre pensato io. Vedere attraverso la musica e attraverso la loro musica i momenti belli e i momenti brutti, come spesso capita con la musica, bisogna anche dire questo. Ho scelto oggi tre brani da farvi ascoltare, diciamo quasi un medley, ve ne faccio non per intero, però ho scelto tre brani significativi. La prima del 1972, Nascerò con te, quando nella formazione c'era Riccardo Fogli, e mi pare che sia proprio Riccardo Fogli a cantarla. Del 1975, Eleonora mia madre, che è tratta da un album che forse ho amato e riprodotto insieme ai tanti gruppi di cui ho fatto parte, di più, Un po' del nostro tempo migliore. E l'ultimo brano, La donna del mio amico, che è un po' l'ultimo grande successo scritto proprio da colui che poi è morto qualche anno fa, Stefano D'Orazio, purtroppo una grande perdita. Robby Facchinetti, Stefano D'Orazio, Red Canzian e Dodi Battaglia, il quartetto forse che è durato più a lungo. La loro storia non può esaurirsi però qui, perché sicuramente ci ritorneremo. La loro storia però devo dirvi che l'avevo pure raccontata già per ben 50 puntate all'interno di un programma radiofonico raccontandoci, ma non è bastato perché ho sentito l'esigenza di ritornarci in questa nuova avventura in audio e video. Come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro. Scherzi a parte, ecco a voi la prima parentesi in Romualdo si racconta con questi celeberrimi quattro musicisti che forse sono durati davvero in eterno e che dureranno in eterno, i Pooh. Allora, partiamo con questo quasi medley, Nascerò con te del 1972, Eleonora mia madre del 1975 e poi del 1996, La donna del mio amico. Buon ascolto e buona visione a tutti quanti voi. I Pooh! C'è un
respiro in più. Stanotte sei tu. Io vivevo qui nel buio, così. Respiro nel primo sogno, mi coprì la prima volta l'amore proprio qui. Thank you.
l'unica delusione tra le prime rughe appare già. Sciogli i tuoi capelli lunghi, come mai così bella non ti ho vista mai. Niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quanto. Ma la vita a volte i suoi comandamenti, qualche volta da difendere anche con i denti. Ti vorrei, ma lo so, non si può. Tra di noi questo no, non si può. Ti sorprenderà che sia proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio, tirare in ballo questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti. Sei la donna del mio amico e a qualunque costo non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirti sì sarebbe facile, ma io no, non posso farcela. Se io fossi in te ti trascinerei qui su questo letto, non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto. Mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora, ma non è così, noi saremmo noi solo per un'ora. Scappa via, scappa via, scappa via. Non mi dare il tempo mai di poter cambiare idea. Ma non si può, non si può, no, non si può. Scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia, no, no, non si può. Eh sì, anche oggi abbiamo davvero dato esempio con un gruppo che ha sicuramente avuto una grande storia, i Pooh, e ve l'avevo promesso, e adesso cominciamo a fare le capatine ai gruppi italiani con tre brani fantastici. Siamo partiti con Nascerò con te, poi Eleonora mia madre e La donna del mio amico. Le ho un po' accorciate perché saremmo andati fuori tempo massimo. La puntata, la 24esima, con questo enorme regalo ai gruppi italiani, e non potevamo ancora una volta andare ad un gruppo celeberrimo che abbiamo amato e che amiamo ancora. Purtroppo Stefano Durazio non c'è più, ed era proprio lui l'autore del terzo brano, La donna del mio amico, insieme a Roby Facchinetti. Grazie, l'appuntamento è alla 25esima con ancora un'altra bella sorpresa. Grazie di cuore, è alla 25esima. Ciao a tutti!